Ciao, in questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto nel mese di giugno. Allora, iniziamo con l'ultimo album che ho preso, che è quello degli Stray Kids. L'ho preso nelle due versioni normali. E questo album, cioè questo comeback, mi è piaciuto un sacco. Cioè, la canzone, la title track è strana, perché è strana, è particolare, ma è bellissima. Inoltre anche la coreografia è qualcosa di spettacolare. Allora, in questa versione, giusto, eccola qui, paginina, che lo sia, abbiamo Felix, mentre in questa qua abbiamo Sonmin. Allora, adesso io non mi ricordo le photocard dove ho trovato chi. Comunque, allora abbiamo questa di Felix, che lo so che non si pronuncia Felix, ma si pronuncia Felix, credo, non mi ricordo male. Poi abbiamo questa di Han, questa qua di I Am. Poi abbiamo Banchan. Poi abbiamo Minu. Mi piace un sacco le photocard di Minu. Che belle che sono. Cioè, molto è bello, guarda, quanto è bello sto ragazzo. Ho preso anche l'ultimo. Oddio, qua ho trovato due roba che non c'entra niente. L'ultimo album degli ATEEZ, ho preso la versione questa qua che è la Waves. Sì. Ah, questo album è bellissimo. Stupendo, mi piace un sacco, soprattutto Waves. E oddio, come si chiamava l'altro? C'è un vuoto cosmico, gente. Vieni, vieni fuori, vieni fuori. Anche Utopia. Pia Wave. Ah, mi piace un sacco anche questa qua, anche se è strumentale. E niente, questo album è stupendo. E qui, perché non si chiude? Perché non si chiude più? Chiuditi. Ok, allora qui si trovavano questa photocard che quando capirò cosa serve, quella di gruppo. Poi vabbè, c'erano anche gli sticker e il mini poster. E poi la photocard di Zunguan. Oh, che poco invece. Poi ho preso l'album di debutto degli Only One Half, la versione bianca, che mi piace un sacco perché è perlata. Cioè, non so se si capisce dalla telecamera, ma non credo. Ma è perlata, è stupenda. Allora, le canzoni sono queste. Preferita è questa qua. Oddio, metti fuoco. Questa qua. Poi devo dire che sono tutte molto belle. E qui abbiamo trovato la photocard di, adesso io sbaglio il nome sicuro. Aspetta, lui è Yujo. Dovrebbe essere Yujo. E ho trovato anche la sua postcard. Poi ho preso anche l'album, l'ultimo album dei Noir. Questo album è bellino, è molto carino anche questo, le canzoni, anche se sono solo tre. Vabbè, ok, ci sarebbe anche l'intro. Però è molto bello come album e ho trovato, venga qua, la postcard, non so neanche se si chiama la postcard di Junior. E anche la sua photocard. E poi l'ultimo album è quello degli SF9, che
sono il mio ultimate group, io adoro questo comeback, è stupendo. Cioè, oddio, è l'incontrario, sorry. Questo album è stupendo, cioè le canzoni sono veramente belle. C'è da dire una cosa, che secondo me tutti gli album che hanno rilasciato fino adesso sono stupendi. Cioè le tracce secondarie sono tutte di tutti gli album bellissime. Però questo insieme a Mamma Mia è il mio album preferito. E comunque qui girano i mini poster che ho trovato, guarda qua quello di Yeon Bin e qua quello di, insomma, se non mi ricordo male. Poi, c'erano le ID card, che dovete vedere, e quella di venga qua, Do-eun. Per quanto riguarda le photocard, allora, in questa versione, ora l'ho trovato. Jaehyun e Insan, mentre nella 0 ho trovato Insan e Taehyung. Inoltre ho preso anche una cosa che con il K-pop non c'entra un tubo. Comunque, ho preso il primo photobook di Kenshi Okada, che è uno dei miei attori giapponesi preferiti. E nulla, è un photobook. Ah sì, c'era dentro la cartolina, aiuci. E questo foglio che non so che cosa serva, cosa sia. Ok. E nulla. Ciao.